Una gioia veramente grande, perché prima di tutto la figura di Puglisi è quella che è amata, molto vicina alla gente, sempre trasparente e chiara, ma soprattutto una gioia che si attendeva, perché è un momento che fa verità, è un momento in cui la Chiesa, soprattutto la voce di Giovanni Paolo II, gli impegni dei vari vescovi che si sono succeduti, nella misura in cui la mafia ha mostrato il suo vero volto, è stata sempre smascherata dalla Chiesa. Ed oggi il riconoscimento di padre Pino, così come lo chiama la gente affettuosamente, le 3P, padre Pino Puglisi, significa che questa chiarezza ci invita tutti ad andare avanti con coraggio nella testimonianza della fede, a non transigere. Lui non ha atteso la soluzione dei problemi dagli altri, si è impegnato. Se uno pensa e vede l'azione da lui svolta in 3 anni a Brancaccio, noi perdiamo decadi a fare qualche cosa e lui in 3 anni ha fatto tante cose. E ha pagato con il suo sangue e ha scalfito fino in fondo, per questo era diventato la persona scomoda, ma perché era prete, perché stava scavando il terreno, stava coltivando il terreno e si sarebbe potuto distinguere le erbacce dalla buona erba. Questo binomio che era della Chiesa italiana, lui l'ha tradotto a Brancaccio, evangelizzazione e promozione umana. E dall'altra parte l'azione nel territorio, quindi l'associazione condominiale. Se noi vogliamo evitare il branco, la manipolazione di forze occulte, abbiamo bisogno di accogliere e di far vivere i nostri giovani, le nostre persone anziane, i nostri bambini in un modo dignitoso e educarli ad essere bravi cittadini e uomini di fede. Cosa fa la mafia quando pone il pizzo? Spoglia il legittimo lavoratore dei frutti del suo sudore. Il potere, quindi il denaro e quindi l'affermazione incontrollata del proprio egoismo, queste sono forme di idolatria che sono antitetici ai valori evangelici. Ecco che cosa significa Pino Puglisi ucciso dalla mafia, promuovendo il Vangelo. Dava fastidio a chi ha un altro Vangelo, di fronte al quale è capace di sacrificare tutto.